Se state guardando questo video è perché siete molto interessati al tema del prezzo, probabilmente quando si tratta di pensare ad un prezzo da applicare ai vostri clienti per il vostro lavoro di videomaker o di freelance, vi trovate un po' persi. Voglio suggerirvi quello che può essere una strada dal mio punto di vista affinché possiate avere in mano una mappa e una bussola che vi aiuti a navigare in maniera più semplice in questo mare. La strategia del costo è la strategia più vecchia, la più importante, la più solida, quella più ingegneristica e razionale, scientifica, che vi consente di partire con delle fondamenta solide e una piena consapevolezza di ciò che state facendo, di dove state andando e se state sbagliando strada in qualche modo. Quindi il vostro stipendio è uno dei costi fondamentali che vi consentano di vivere una vita dignitosa secondo quelli che sono i vostri parametri. A questo dovete aggiungere naturalmente i costi della vostra attività. Sulla base dei costi, noi abbiamo bisogno di definire un prezzo minimo vitale. Credetemi, non è una cosa così semplice come potrebbe apparire. Molto spesso, quando vi approcciate ai vostri clienti, cercate di fare un prezzo sulla base delle sensazioni, sulla base del mercato, ne parleremo. Quel prezzo minimo non è da confondere con la vostra disponibilità a scendere a compromessi nel fare i prezzi ai clienti. Ogni volta che voi prendete un lavoro e che sta sotto la soglia del vostro prezzo minimo, rilevato però dai costi con precisione scientifica, non state aumentando il fatturato, non state prendendo un nuovo lavoro, non state prendendo un nuovo cliente, siete in perdita. Dunque, decidiamo che per praticità di calcolo vogliate portarvi a casa uno stipendio netto di 20.000 euro all'anno. Ipotizziamo 20.000 euro, a questi dovete aggiungere naturalmente i costi per l'attività. Parliamo di costi fissi. I costi fissi sono le attrezzature che avete acquistato, sono il vostro ufficio. I costi variabili sono invece quei costi che variano al variare del fatturato, nel senso che se fate fatturato zero, non ci sono costi variabili, perché non avete costi imputabili al singolo lavoro che andate a fare. Ipotizziamo, sempre ipotizziamo, 20.000 euro di stipendio più 20.000 euro di costi aziendali, totale 40.000 euro. Attenzione però, 40.000 euro post tasse. No, God, please, no! Immaginiamo dunque che per avere 40.000 euro dobbiate incassarne 70.000, perché c'è una tassazione in questo. Naturalmente dovete farvi aiutare dal vostro commercialista, che vi farà un business plan chiaro. Ora, questi 70.000 euro, come li facciamo entrare? Vi sto facendo una super sintesi, però sappiate che il 31 di gennaio facciamo una live, una masterclass live. Se volete iscrivervi, trovate tutto in descrizione. Sono 3 ore di full immersion completamente sul tema dei prezzi, quindi sull'attività commerciale, diciamo così, del videomaker freelance. Abbiamo quantomeno definito questi 70.000 euro, che sono il nostro minimo vitale per poter gestire la nostra vita come ce la siamo immaginata e la nostra attività in base ai costi che presumiamo di dover avere. Sotto questa soglia, ecco perché poi arriveremo al prezzo minimo vitale, noi non possiamo scendere, perché nel momento in cui scendiamo sappiamo che dobbiamo tagliare delle cose. Noi non vogliamo però tagliare delle cose. Per definire il nostro prezzo di vendita, possiamo immaginare che troviamo un cliente in un anno che ci dà 70.000 euro. Questo mi serve per farvi comprendere la logica. 10 clienti che ce ne danno 7.000 ognuno, 100 clienti che ci danno 700 euro ognuno, o 1.000 clienti che ce ne danno 70. Immaginate voi quale può essere, per logica, nel nostro mondo, nella nostra attività, la configurazione più logica da perseguire, come per quanto riguarda la vostra strategia commerciale. Sapendo però che c'è un altro elemento che va aggiunto. In un anno, mediamente, noi abbiamo 250 giornate lavorative. È chiaro che per una persona che lavora per se stessa, per un freelance, per un videomaker, per una piccolissima casa di produzione come quella che potreste avere, non lavorerete mai 250 giorni all'anno. È una cosa impossibile, perché una quota lavoro importante nelle nostre attività ci serve per fare l'amministrazione, per riordinare materiale, per acquistare, per fare delle ottimizzazioni e soprattutto per fare la parte commerciale, il marketing, per cercare i clienti. Non è tanto sbagliato, dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, immaginare di riuscire a lavorare 100-150 giorni all'anno. Ora, se voi fate i vostri 70.000 euro diviso per 150, se vogliamo crearci una base, fa 450-500 euro al giorno. Giorno
produttivo, giorno che venderete a qualche cliente. Ogni volta che voi fatturerete una vostra giornata sotto questa cifra, sarete in perdita. Anche soltanto scendere da 450 a 400 euro per 150 giorni, voi andrete a fatturare 60.000, non 70.000. E dato che siete partiti da una base di costo reale, cioè quello che è oggettivamente una vostra analisi dei vostri costi per la vostra vita di oggi, quei 10.000 euro sono 10.000 euro che dovrete andare a tagliare da qualche parte. Qualcosa che immaginavate di poter fare nella vostra vita privata o lavorativa dovrà privarsi di quei 10.000 euro che voi avevate preventivato. Certo, potrete fare delle correzioni strada facendo, all'inizio magari abbattere un po' i costi perché dovete fare qualche sacrificio all'inizio, però devono essere scelte consapevoli, sapendo che la realtà però è un'altra e che voi quei costi avete bisogno di raggiungerli attraverso una strategia commerciale. La seconda strategia, quella spesso più utilizzata e mal utilizzata, è importante comprendere che adottare la strategia dei prezzi del mercato non può mai derogare la prima parte, la strategia del costo. Cioè, nel momento in cui voi andate a guardare ai prezzi del mercato, dovete sapere che comunque i vostri costi non vi consentono di scendere sotto una certa cifra. Però io comunque vedo i prezzi che fanno i miei concorrenti per un determinato lavoro e loro fanno 200, 250 euro, 300 euro. Come faccio io a entrare con 500 euro? In quel mercato lì è meglio non entrare. Perché? O voi avete sbagliato i calcoli all'inizio e quindi voi state cercando di ottenere un qualcosa che non è ragionevole perché i vostri costi sono troppo alti. Molto spesso la realtà è che ci sono un sacco di persone che lavorano alla cieca in un mercato con prezzi che tendono sempre più al ribasso. E se anche voi andate a fare quel gioco, state buttandovi in un contesto nel quale anche voi navigherete a vista, o meglio alla cieca, facendo dei prezzi che non hanno nessuna relazione con la realtà. Vi ritroverete, certo, a fatturare i 200 euro perché magari siete riusciti a ottenerlo quel lavoro. My God! E otterrete tanti lavori analoghi, naturalmente, a prezzo al ribasso. E alla fine dell'anno sarete riusciti a portare comunque a casa le vostre 150 giornate, ma a 200 euro. Sono 30.000 euro. Capite che avete rinunciato a 40.000 euro del fatturato che vi serviva, di 70. Voi alla fine dell'anno non potete far altro che prendere atto che non siete riusciti in alcun modo a raggiungere il vostro obiettivo, perché lì ci sono ancora le tasse, eccetera. E voi all'inizio eravate partiti con un'analisi molto precisa. Questi sono i soldi di cui ho bisogno. Se voi vedete che ci sono quei tipi di mercati nei quali non riuscite a stare, ma siete forzati a voler entrare per una logica del ribasso, dovete abbandonarli. Quelli non sono mercati che hanno un futuro, non ce l'avranno di sicuro, perché nei mercati al ribasso la tendenza è allo zero. Voi naturalmente non volete stare in questo contesto. La terza strategia invece è quella basata sul valore. È sicuramente quella più qualificata, quella più ambiziosa e quella che vi consente di lavorare su un posizionamento più solido, soprattutto nel lungo periodo. La strategia del valore determina il prezzo sulla base del valore concreto che viene percepito dal cliente, non quello che noi pensiamo di dare. Non la nostra professionalità, il nostro tempo, concetti vuoti di cui tutti si riempiono la bocca. Se il cliente non ottiene quel qualcosa che gli faccia fare quello scarto in più per il quale aveva deciso di cercarvi, è evidente che il risultato non si è raggiunto. E riuscire a portare, a dare al vostro cliente gli strumenti che gli servono per passare da A a B. Non ci sono scorciatoie. Naturalmente la strategia del posizionamento attraverso il valore la sviscereremo bene nella masterclass di cui leggete sotto in descrizione. Avendo questi due elementi molto chiari in testa, posso piano piano transitare verso l'applicazione col tempo della strategia del valore, quella che mi svincola completamente da queste logiche, mi consente di uscire anche dalla dinamica nella quale vengo pagato a tempo, perché nel medio-lungo periodo è pericolosissima. I prezzi per il risultato mi svincolano completamente dalla logica del vendere le ore o di vendere le giornate, perché sono riuscito a far passare ai miei clienti la possibilità di dire: bene, mi rivolgo a quel videomaker perché so che lui ha capito di cosa ho bisogno e mi porta quel risultato, per cercare di fare le cose al meglio possibile anche dal punto di vista commerciale.